Buongiorno vlogghini, buongiorno ragazzuoli. Allora, come vedete, ora sono un pochino di corsa. Oggi ho una novità, cioè nel senso, oggi è il mio anniversario di matrimonio con il mio marito e voglio fare il vlog di tutta la giornata, in piccoli spezzettoni ovviamente, quindi mi sto preparando per andare su da mia mamma per comprargli un piccolo pensierino. Vi farò vedere anche poi che cos'è, però il montaggio del video poi sarà stasera perché non voglio che mio marito veda il video. Quindi intanto faccio la mia routine, quindi mi trucco. E ora alle 11:50 poi ho il bus, scusate, e mio marito mi manda messaggi perché ho internet acceso, non lo voglio staccare ovviamente. Siccome purtroppo per il compleanno c'era, che lui lo fa a maggio, c'era ancora il blackout, c'era diciamo il quello che c'era, che ci ha rovinato tutti, e quindi non eravamo senza soldi, purtroppo non ho potuto fargli un pensierino. Invece quando fu del mio compleanno, io siccome lo faccio all'inizio di marzo, e l'allarme, l'allerta di questa brutta cosa che c'è stata e ci ha rovinato la vita, diciamo che e sarà poi il giorno dopo del mio compleanno, anzi il giorno stesso del mio compleanno, dopo vedo il vocale, perché io faccio il compleanno il 9 marzo, e quindi il 9 marzo poi c'è stata l'allerta e l'avviso che comunque chiudevano tutte cose poi dal 10 marzo. E lui comunque è riuscito a farmi un regalo, cioè questo qua, questo orologio qua della Stroili, che è rosa cipria, era bellissimo, già l'ho visto io all'inizio all'Astroide, quindi mi ero innamorata di questo profumo, di questo orologio, più mi è riuscito anche a farmi la festa. Però purtroppo per lui abbiamo fatto una mini festa, diciamo, da mia mamma, perché siamo stati appoggiati da mia mamma. E purtroppo il regalo, essendo che eravamo senza soldi, non gliel'ho potuto fare, quindi ho pensato bene di fargli un pensierino oggi, che è il nostro anniversario, che finalmente un pochino di spiccioli, qualcosa, cioè non di spiccioli, un pochino di money ce l'abbiamo. E quindi ho pensato di salire su da mia madre, che là comunque c'è anche acquestapone, ci sono altri cinesi, e voglio prendergli un pensierino là, in modo da poter compensare anche il regalo del compleanno mancato purtroppo. Infatti, come state vedendo, sto facendo molto velocemente perché allora, sono le 11, vabbè, manca un'ora, però vola, vola, vola. Oh, finalmente i miei capelli stanno crescendo. Spero che per settembre ce l'ho un pochino più lunghi, speriamo. Perché come vi ho detto sempre, a settembre abbiamo un matrimonio, quindi sto facendo, scusate se non mi vedete, sto posando la scarsolina, quindi stavo dicendo, quindi sto facendo di tutto per farmi allungare, sto usando qualsiasi tipo di prodotto per farli allungare. Metto il mio solito, perché giustamente durante la settimana non vado a truccarmi molto pesantemente, solo ovviamente nelle occasioni.
quindi mi terrò aggiornati del piccolo pensierino che sto facendo a mio marito. Lui comunque vuole che il tatuaggio, però siccome per ora i soldi per il tatuaggio non ci sono, cioè bene o male ci sono, però abbiamo anche altri impegni. Eccomi pronta, manca solo il profumino. Questo l'ho preso sempre dai cinesi, si chiama Girly, me l'ha regalato mia mamma. Ha una profumazione forte floreale, però purtroppo comunque devo aspettare un altro po', anche se sono tonda, perché l'autobus che mi porta su da mia mamma, cioè l'unico che mi porta su da mia mamma, è a quell'orario. Quindi io sono pronta intanto, mi sono preparata molto velocemente. E quindi comunque vi stavo dicendo che comunque mio marito voleva come regalo il tatuaggio. Mi fa: tu mi fai il tatuaggio per l'anniversario e io ti faccio, che io voglio gli auricolari, quelli là col Bluetooth. Però gli ho detto, intanto, ho pensato, intanto il tatuaggio a parte che ti devi prenotare, e poi comunque proprio per la giornata che è, voglio fargli comunque un pensierino che compensi, come ho detto prima, anche un pensierino per il compleanno. Ovviamente non ho molto dietro, però cercherò di prendere la cosa più simbolica, più bella per questa giornata. Oggi facciamo 2 anni, 10%, vabbè. Ora lo metto un pochino sotto carica che ci riesco. Comunque stavo dicendo, ovviamente, un attimino. Ovviamente oggi facciamo 2 anni di matrimonio, infatti gli ho dedicato scusate, adesso non la ricerca, ecco, l'ho trovato, il caricatore, perché ho il telefono al 10%, quindi fra pochi minuti si fa a spegnere. No, stavo dicendo, oggi facciamo 2 anni di matrimonio, quindi 2 anni come oggi, quindi nel 2018 alle 16:30 siamo diventati ufficialmente marito e moglie. Dopo 8 anni e 3 di convivenza, no, 2 di convivenza, scusate se vedete solo una parte della mia testa. Ecco, allora, noi siamo stati 8 anni fidanzati, di cui 2 anni e mezzo di convivenza, perché in questi 2 anni, poi ora facciamo 4 anni quest'anno che conviviamo, che siamo nella stessa casa, e quindi sì, abbiamo fatto 2 anni di convivenza. Poi ci siamo sposati a luglio, cioè ovviamente il 21 luglio, sì, perché abbiamo abitato prima in una casa più piccola, che era un monolocale, per iniziare comunque la nostra convivenza. Poi abbiamo visto, comunque ci siamo trovati, perché io gli ho detto prima di sposarci, anche perché comunque abbiamo dei caratteri molto compatibili, e lui, come avete visto, siamo anche in altri video, siamo molto, molto affini. Quindi comunque volevo io provare a testare un pochino, anche perché una cosa che ci vediamo una volta al giorno o una volta a settimana o tutta la settimana, ma non viviamo nella stessa casa, un altro conto è convivere, lavare i vestiti cioè di mio marito, fargli mangiare, ovviamente fare le cose insieme, sbrigarsi le cose insieme, eccetera.
eccetera. Quindi scusate se sentite tin tin tin, è mio marito che mi manda messaggi perché non sa che sto facendo il video. Quindi ovviamente ripeto una cosa, che ci vediamo durante la settimana e poi ognuno torna a casa dei genitori. Un conto ovviamente è convivere sotto la stessa casa prima di sposarsi. Quindi siamo riusciti comunque a vedere, cioè abbiamo comunque visto che ci trovavamo bene nella stessa casa. Sì, i litigi ci sono, è normale, come in tutte le coppie, perché ovviamente siamo anche due teste diverse, anche se abbiamo caratteri molto affini, ma ognuno ha la sua testa, io ragiono in una maniera, lui ne ragiona di un'altra, e dobbiamo trovare sempre ovviamente un compromesso. Vi faccio vedere là che c'è il nostro calendario con la nostra foto del matrimonio. Non mi posso avvicinare perché c'è il telefono sotto carica. Comunque, qualche volta vi farò vedere le fotografie del matrimonio. Quindi abbiamo voluto testare anche come ci trovavamo insieme nella stessa casa. Devo dire che siamo riusciti a superare tutte le prove, ovviamente, che ci siamo trovati davanti, e siamo riusciti a trovarci bene anche a trovare sempre dei compromessi durante la giornata. Magari per dire, io volevo mangiare la pasta con la salsa, lui voleva mangiare la carne, quindi facevo tutte e due, cioè per dire un esempio, ecco. Quindi la vita è fatta anche di questo, di pazienza, soprattutto nelle coppie, perché alcuni mi dicono: ma come fai ancora dopo 10 anni a stare con lui? Intanto come base ci deve essere l'amore, sempre, sempre, perché se non c'è un sentimento forte che lega due persone, anche e soprattutto quando si litiga, perché se è un sentimento debole e si litiga, si va a finire comunque allo sfascio, quindi non va bene. Quindi come base ci deve essere intanto l'amore vero e puro. Cioè, tu per quella persona ci devi sacrificare. Cioè, sai che comunque il tuo compito, soprattutto durante la convivenza nella stessa casa, è quella di sacrificarti, perché magari, appunto, come ho detto prima, si hanno due mentalità diverse, perché ovviamente siamo due persone diverse, però dobbiamo trovare sempre un compromesso per stare in pace, per essere più tranquilli. Lui, per dire, siccome la gestione, per dire, dei soldi ce l'ho io, lui mi dice: ma noi ci riusciamo a fare questo? Sì, tranquillo, io quando lui mi porta lo stipendio, io mi so gestire tutto durante la settimana, durante il mese, scusate. E quindi io so che possiamo fare qualcosa in più, possiamo andarci a mangiare una pizza, possiamo andarci a mangiare un panino in più. Quindi so gestirmi nei soldi, perché comunque ho visto i miei genitori che lo facevano, e man mano che poi sono andata a convivere con mio marito, sono riuscita a gestire i soldi, quello che non riesce a fare lui, perché lui li portava solo a casa, per dire, da sua mamma. E non li gestiva lui. Comunque lui aveva sempre qualcosa dietro, ma non riuscì, cioè non li gestiva lui nel fatto di pagare bolletto, di pagare la casa e altre cose, di fare la spesa. Ora, piano piano, io ho imparato a fare anche queste cose, e ci riesce bene o male anche lui, però sempre la gestione ce l'ho io. Però quando dobbiamo fare dei conti, cose, lo facciamo insieme. Comunque, chiuso il discorso. Stavo dicendo, alcune persone mi dicono: ancora dopo 10 anni state insieme, come fate? Intanto, ripeto, ci deve essere l'amore puro come base. E poi, scusate, sto digerendo aria, no? Scusate. Oltre che l'amore puro, ovviamente ci deve essere fiducia, perché ti devi fidare di quella persona,
della tua metà quando va al lavoro o in qualsiasi altra circostanza, rispetto, perché si deve avere rispetto l'uno dell'altro, perché tu non puoi trattare, cioè no, io non posso trattarti a te bene e tu mi tratti a me con i piedi, non ci siamo assolutamente. E quindi ovviamente la cosa fondamentale è soprattutto anche il rispetto. E poi ovviamente anche la forza di volontà di affrontare tutti gli ostacoli insieme. Ovviamente noi nei 4 anni che conviviamo, dico sempre a tutti, abbiamo vissuto cose che ci hanno fatto maturare subito. Io già comunque, già di mio, ho una mentalità matura per l'età che ho, già, cioè me lo dico io stessa, ecco, perché purtroppo da piccola, non è, cioè, i miei genitori non sono stati comunque persone ricche, quindi abbiamo vissuto con quello che potevo, cioè con il lavoro giornaliero, quindi non ho avuto una famiglia super ricca e quindi me ne vado da mio marito, cioè me ne sono andata con mio marito che non aveva lavoro, assolutamente. Ci sono stati periodi anche noi un pochino più brutti, però siamo riusciti con la forza di volontà e l'unione, perché ci deve essere unione nella coppia soprattutto, e farsi forza l'uno con l'altro soprattutto, e quindi stavo dicendo, farsi forza l'uno con l'altro per superare quell'ostacolo che uno si ha davanti. Comunque, la cosa principale appunto è l'unione, l'amore, il rispetto e la fiducia. Se non ci sono queste basi, se non ci sono i pilastri fondamentali in una coppia, la coppia crolla. Infatti io dico sempre, sembra che ieri che ci siamo conosciuti, perché stiamo talmente bene e abbiamo trovato anche il nostro equilibrio di coppia. È normale, ripeto, litigare a volte perché lui è molto più impulsivo di me. Io invece sono molto più riflessiva e quindi mi piace ragionare, cioè no, mi piace, voglio ragionarci in quella cosa prima di avere un pensiero positivo o negativo, quello che sia. E gli dico sempre a lui, ma invece di fare così subito all'impatto, anzi posso dire che sta cambiando col tempo, magari appunto vedendo come affronto io le situazioni, perché io lo sprono molto a essere molto riflessivo, ad affrontare le cose, soprattutto perché io gli ho detto: siamo una coppia, ma tu sei Peppe e io sono Roberta. Tu, se hai una cosa da sbrigarti, una situazione al lavoro da sbrigarti, te la devi sbrigare tu, ovviamente. Non posso entrarci io nei meriti tuoi, anche se lo vorrei fare perché a volte mi prendo di nervoso. Però quello che gli dico, quello che devi fare per maturare, la devi affrontare tu. Ho vissuto esperienze lavorative dove ho dovuto uscire purtroppo i cosiddetti da sola, e ora so anche come reagire in quelle situazioni. Quindi, sapendo come reagire in determinate situazioni, cerco di dare comunque dei paletti a mio marito per andare bene in quella situazione, per comunque cercarsi i suoi diritti, per cercarsi comunque le cose buone nel lavoro o in qualsiasi altra situazione che sia in generale della vita. Ho detto: non ti devi sempre appoggiare a me, tu devi pensare anche come persona singola. È giusto che quando dobbiamo prendere una decisione, che sia di casa o qualsiasi cosa, perché ormai siamo marito e moglie, siamo una coppia al 100%, perché matrimonio anche quello unisce, solidifica la coppia. Infatti io dico sempre: non credete, non dite non vi sposate alle persone, perché il matrimonio è
il sale della coppia, che grazie al matrimonio si diventa anche più grandi, si diventa più maturi mentalmente. Lo dico per esperienza personale, perché poi quando sei sposato tutti ti dicono: ah vabbè, ma sei sposato, quindi quella situazione sbrigatela da sola. Mentre si sono fatte le 11:10 e io nel frattempo parlo tranquillamente. Comunque, ovviamente, sapendo che tu sei una persona sposata, hai delle responsabilità sulle tue spalle, a prescindere che sia una casa, che sia la luce, la spesa, eccetera. Però come persona sposata hai un dovere verso la tua famiglia, anche se siete due persone. Aspettate, scusate. Hai un dovere verso comunque l'altra metà della tua mela, di avere comunque forza e di andare avanti comunque in ogni cioè superare ogni ostacolo insieme. Comunque mi sono un pochino dilungata, però vi prometto che lo riprenderò al più presto questo argomento, perché comunque fa bene parlare ogni tanto di problemi di coppia, di come affrontare la vita insieme e soprattutto nel matrimonio. Quindi un bacio da Robby, da Esplorando con Robby Vlog, e ci vediamo dopo con un altro video. Ciao! Allora, eccomi qua. Scusate se non mi sono fatto vedere prima. Comunque, ripeto, stasera monterò tutto il video, quindi vedrete tutta l'intera giornata come andrà a svolgere. E ora sto andando al Lidl perché vi voglio comprare un altro pensierino e poi vedremo la sua reazione. Vediamo se trovo qualcosa di carino. Volevo comprare qualcosa di floreale. E ho letto che in pratica esiste una pianta che si può regalare, si chiama Cosmea, che è proprio il simbolo dell'amore per i 2 anni di matrimonio. E poi i 2 anni di matrimonio ho letto su internet che in pratica sono le nozze di cotone. Queste nozze di cotone in pratica dovrebbero portare prosperità alla coppia, novella, e dovrebbe essere un anno fortunato, speriamo. Ho detto a mia mamma, speriamo, perché sono insieme a lei, ho detto speriamo che possa portarci un pochino di fortuna in più quest'anno, e possano cambiare tante cose, che tanti progetti si possono realizzare. Va bene, ci vediamo più tardi con un altro mini video, cioè che poi ovviamente monterò. Un bacio, a più tardi. Allora, eccoci qua ragazzi. Allora, siamo alle ore 8 e mio marito mi ha fatto una grande sorpresa, visto che oggi ovviamente è il nostro anniversario. Però vedrete tutto il video stasera montato, quindi capirete di più. Allora, questi sono, si è presentato con questo mazzo di fiori bellissimo. Questi sono dei fiori che avevano segnato al nostro matrimonio. Non so se si vede. Comunque farò una bella fotografia di questo mazzo e mi ha emozionato molto. E io poi da Acquasapone ho preso questo kit per lui, che in pratica c'è il gel doccia shampoo, ovviamente il malizia all'uomo, al muschio,
poi una mini schiuma da barba da 50 ml, e poi la de toilette, quella, cioè diciamo lo spray deodorante, sempre per uomo maxi, non so se si vede, ecco. E poi questa bellissima pochette. Ora vediamo, allora, la confezione in pratica era così. Ovviamente con la mano viene male. Sono riuscita. Allora, questa è la pochette con me scritto Malizia Uomo. E qua c'è delle stampe, ovviamente con il rosso, perché i prodotti all'interno sono con il rosso e nero, e questo come vedete è favoloso, bellissimo. Se lo trovo anche senza confezione lo prenderò, perché ha un profumo, non so se l'avete mai sentito, questo qua della Malizia Uomo, ma è intenso. Bellissimo muschio, ve lo raccomando di comprarlo. Ovviamente il mio regalo non finisce qui, perché lui desidera molto farsi un tatuaggio che da molto tempo comunque si è informato con un ragazzo che fa tatuaggi. E stiamo aspettando solo di avere l'opportunità giusta per fare il tatuaggio, e lui mi ha detto che vuole essere regalato quello, quindi come secondo regalo gli farò ovviamente il tatuaggio. Lui oltre al mazzo di fiori che vedete qui, bellissimo, bello colorato e favoloso, è venuto alle 4 perché aspettava ovviamente i fiorai che aprissero alle 3:30, mi ha promesso che la prossima settimana mi porterà in un posto che da tanto tempo che non andiamo, ed è la spa. Quindi ora durante la settimana ci informiamo e ci prenotiamo alla spa e ci andremo a rilassare sicuramente. Poi oltre a quello mi ha promesso anche gli auricolari, e stiamo aspettando ovviamente un pochino di soldi ci arrivano dei soldi per fare tutto questo, ovviamente. Scusate, sono un po' esausta, un po' sudata, perché c'è un caldo pazzesco, ragazzi, un caldo pazzesco. Quindi vi sto dicendo che se sentite rumori, ma internet è acceso, quindi mi mandano messaggi su WhatsApp. Quindi sto dicendo, oltre comunque la spa, mi ha promesso gli auricolari, quelli col Bluetooth che desidero tanto, e gli ho detto che anche io prossimamente ho voglia di farmi un bel tatuaggio. Già so che tatuaggio farmi. Cioè, voglio farla da questa parte oppure qua dietro. Devo decidere fra uno dei due tatuaggi. O farmi una bella scritta che per me ha un significato enorme, oppure la stessa scritta che mio marito si è fatto dedicando a noi nella coscia, però io farla ovviamente qua nel muscolo di qua di dietro. È fatto ovviamente più piccolina perché nella coscia è un pochino più grande. Ovviamente vi terrò aggiornati come sempre di quello che ci succede,
di quello che faremo, delle nostre decisioni. Ora, fra qualche settimana, come vi ho detto, andremo a iscriverci in palestra, finalmente non vediamo l'ora, così iniziamo il nostro percorso, lui di pesistica e io invece diciamo un percorso dimagrante, non vedo l'ora. È tutto qui, ragazzi. Poi ovviamente i miei genitori, oh, caduta una statuetta, i miei genitori ci hanno regalato questa bellissima piantina che non so come si chiama. Boh, non lo so. With love, seeing all that I can learn, can you stay and I will grow, grow the hanging gardens of Babylon. Si possono realizzare, me lo auguro con tutto il cuore, lo auguro per questo secondo anno che siamo ancora più forti di prima e soprattutto abbiamo comunque capito che vogliamo stare insieme per tutta la vita, questo è sicuro. Basta. Ovviamente non possiamo fare meno l'uno dell'altro, è normale. Come in tutte le coppie innamorate, mi auguro ovviamente che possiamo stare insieme per 100 anni, questo è il mio augurio per me e per noi, e che ovviamente possiamo affrontare le cose belle e le cose brutte della nostra vita. Vabbè ragazzuoli, ci vediamo più tardi con il pezzo finale del video, e quando ritornerò a casa farò il pezzo finale del video. Un bacio e soprattutto una buona serata a tutti. A più tardi. Stay and I will grow.